Benvenuto, benvenuta sul canale. Allora, oggi vado a registrare con molto piacere un video tag al quale sono stata invitata a partecipare dalla mia amica Antonella, qui sul tubo Antonella Paglino, che ringrazio veramente di cuore. Quindi partiamo subito con questo video. Risponderò appunto a queste 15 domande. Partiamo subito. Mi faccio aiutare dal mio quadernino con elastico sul quale ho puntato le domande a cui risponderò. Allora, partiamo dalla domanda numero 1. Che tipo di pelle hai? Allora, la mia pelle è una pelle grassa, una pelle molto sensibile e reattiva. Ed è soggetta a rossori, quindi io sono sempre alla ricerca di prodotti che non la vadano a lucidare, ma al contempo siano molto delicati e quindi non mi provochino delle irritazioni. Poi, domanda numero 2. Qual è il tuo idratante preferito? Allora, qui rispondo mostrandoti direttamente un prodotto che ho tuttora in utilizzo e che ho cominciato la scorsa estate. Sto parlando di questo prodotto di Avène, che nello specifico è un prodotto con è uno schermo solare con fattore protettivo molto alto, 50+, pensato per pelli da normali a miste, ma che anche sulla mia pelle grassa funziona egregiamente. E allora ti mostro questo perché attualmente ho questo ancora in utilizzo, però in realtà gli idratanti di Avène in generale, soprattutto quelli della linea anti-rougeur, sono appunto tra i miei preferiti, quindi in casa diciamo che un idratante Avène non manca mai. Tra l'altro anche alle maschere, come ben sai, perché già ne ho parlato, sono molto legata e quindi rispondo così. Sono i primi prodotti ai quali mi sono accostata per idratare la mia pelle, anche sotto consiglio del mio dermatologo, quindi è una vita praticamente che li utilizzo. Poi rispondo alla domanda numero 3. Qual è la parte preferita del tuo make-up? Allora, la parte preferita del mio make-up è senz'altro la base. Perché? Perché io cerco di andare a mascherare in qualche modo i rossori sul viso, che a volte sono più meno visibili, a volte sono ben visibili, quindi cerco di dare un aspetto omogeneo al mio incarnato e di andare a coprire leggermente anche le macchioline di melasma che ho in questa zona. Quindi senz'altro rispondo che la parte preferita del mio make-up è proprio la base. Posso andare poi a ricreare un look occhi molto molto veloce, anche con un velo di ombretto luminoso e un po' di mascara, però la base per me, quando mi trucco, quando faccio appunto un trucco completo, la base per me è fondamentale. Poi, domanda numero 4. Di che prodotto non puoi fare a meno e soprattutto su quale prodotto investi denaro? Allora, su quale prodotto investo denaro? Sul fondotinta, perché ho notato che negli anni ho sempre avuto molta più soddisfazione ad utilizzare fondotinta di fascia media, medio alta, piuttosto che quelli low cost. Non perché io abbia pregiudizi, ma perché alcuni prodotti low cost per la base che io ho provato mi hanno delusa. E poi ci sono delle eccezioni. Attualmente sto adorando di L'Oreal l'Infallible Fresh Wear 24 ore, però in generale, ecco, sicuramente sono i prodotti appunto per la base, i fondotinta, quelli su cui investo di più. Domanda numero 5. Qual è la tua palette low cost preferita? Allora, qui, cara Antonella, rispondo come te, infatti questa cosa mi ha sorpresa tantissimo quando ho visto il tuo video. Rispondo appunto con la Reloaded Velvet Rose di Makeup Revolution London. Allora, questa è una palette meravigliosa, meravigliosa. È una palette, innanzitutto, siamo sui 5 euro, cioè, voglio dire, già questa la dice lunga, ma è una palette dalle performance elevatissime. Non ha nulla da invidiare a palette ben più costose. Questo è il range colori, abbiamo delle tonalità più calde, tonalità più fredde, anche quelle calde non sono
troppo aranciate, a parte forse questa tonalità qui, però le altre, anche su una carnagione molto chiara e rosata come la mia, si sposano alla perfezione e sono veramente degli ombretti di qualità eccelsa. I matte si sfumano facilissimamente, gli shimmer sono molto molto burrosi, e io veramente la consiglio di cuore. Mi ha veramente stupita perché non avevo grandi aspettative. Però veramente sono rimasta sbalordita utilizzandola, soprattutto perché non si ricreano con questa palette soltanto dei look da giorno molto semplici, molto veloci, ma anche dei look più strutturati come quello che indosso oggi, che comunque è abbastanza intenso, quindi veramente la consiglio di cuore. Poi, domanda numero 6. Hai mai comprato qualche prodotto che ti hanno consigliato? Sì, ho comprato dei prodotti consigliatimi da altre ragazze che io seguo qui su YouTube e che magari hanno gli stessi miei gusti o la mia stessa tipologia di pelle. Quindi con questo scambio diciamo che ho avuto modo anche di provare dei prodotti che prima non avevo mai considerato, ad esempio le Mist, ad esempio i Sieri. Insomma, io mi sono accostata a questo mondo appunto frequentando tra virgolette YouTube. E comunque anche in famiglia ci scambiamo consigli con mia sorella, mia cugina, insomma, l'interazione è sempre molto proficua. Poi, domanda numero 7. Hai imparato a mettere le ciglia finte? No, non ho imparato perché finora non ho mai avuto la curiosità di provarle, in quanto sebbene io abbia delle ciglia bionde, quindi molto chiare, sono però delle ciglia che si prestano bene ad essere incurvate ed allungate. Quindi, quando trovo un mascara che mi garantisca il volume che io cerco e le allunghi anche, diciamo che sono soddisfatta. Mai dire mai nella vita, però ecco al momento non le ho provate. Poi, domanda numero 8. Ti piacerebbe collaborare con qualche brand? Certo che sì. E mi piacerebbe collaborare sia con brand di make-up che con brand che curano la skincare. Perché comunque sono sempre, diciamo, molto curiosa di sperimentare, di provare nuovi prodotti, che certo siano sempre ben tollerati dalla mia pelle, però ecco, direi che mi farebbe molto molto piacere per darvi anche un riscontro e poter essere magari anche in qualche caso, in qualche modo utile, ecco. Domanda numero 9. Qual è la tua palette occhi più costosa? Allora, la mia palette occhi più costosa è un regalo che ho ricevuto da mio marito in occasione del Natale circa 2 o 3 anni fa ed è questa meraviglia di Dior, che è ancora custodita nella sua scatolina che non ho avuto il coraggio di gettare. Tra l'altro, ecco qui c'è anche l'immagine, è una palette mista occhi-labbra ed è la Dior Holiday Couture Collection. Couture Color Wardrobe Eye and Lip Palette, così si chiamava, ma credo che fosse un'edizione limitata, te la faccio vedere molto velocemente. Ha inciso al di sopra le iniziali di Christian Dior ed è questa meraviglia. Io ho custodito anche la pellicolina. No, non ti voglio accecare, ok. Ed è questa, il range colori molto classico, diciamo. Con questa palette si possono ricreare dei look molto sofisticati, molto eleganti. E c'è quell'oro che è spettacolare, ma va senz'altro applicato con la colla per glitter perché svolazza ovunque. E i prodotti labbra sono comunque ancora in gamma permanente. Abbiamo il Lip Maximizer, l'Ultra Gloss e il Rouge Dior, praticamente il rossetto quello confortevole. Comunque una splendida palette davvero. Vorrei poterla sfruttare di più, ma ho un po' una sorta di timore reverenziale nei confronti delle palette più costose o comunque quelle più affascinanti, ecco. Poi, domanda numero 10.
Preferisci comprare online o in store? Allora, io preferisco senz'altro gli acquisti di persona, entrare fisicamente in negozio, calarmi completamente nell'atmosfera magica di tutte le meraviglie che vedo, quindi preferisco gli acquisti di persona. Poi, domanda numero 11. Dove apprendi di più di make-up? Allora, senz'altro rispondo su YouTube. Io ho cominciato ad affinare un po' le tecniche, non sono assolutamente una make-up artist, non ho delle doti appunto professionali assolutamente. Io ho imparato innanzitutto da me, quindi sperimentando molto, mi sono sempre truccata, però certo i meandri della sfumatura diciamo li ho appresi tanto da YouTube. Una delle prime youtubers che io ho seguito è Clio Makeup, che ancora seguo con molto molto interesse, e poi anche Giulia Cova, Simona Nappimua. Mi manca un po' la parte ecco americana, però vorrò anche rimediare a questo gap. Quindi diciamo che il mondo di YouTube è sicuramente quello dove vado a sbirciare di più. Mi piace stare al passo coi tempi, mi piace vedere comunque anche delle nuove tecniche, insomma mi piace comunque documentarmi. Sicuramente faccio tesoro di tanti consigli e li adatto ovviamente ai miei gusti e al mio modo comunque di vedermi col make up, quindi diciamo a quelle che sono magari le tecniche che ritengo più confacenti al mio gusto personale, ecco. Poi domanda numero 12. Qual è il prodotto che non può mai mancare nel tuo make up? Allora, nel mio make up sicuramente, anche quando io non mi trucco in maniera completa e quindi magari voglio solamente sentirmi in ordine, io risponderei il mascara. Per me il mascara è fondamentale perché comunque va a incorniciare lo sguardo, dà più profondità e secondo me assumo proprio un'espressione diversa, ecco, anche con un semplice tocco di mascara sulle ciglia, quindi rispondo così. Domanda numero 13. Quante palette occhi hai? Io ho 23 palette occhi. Le ho contate di recente perché altrimenti l'avrei dimenticate. E comunque 23 al momento. In crescita. Non dico vertiginosa, ma insomma, sono sempre in crescita le palette occhi. Domanda numero 14. Che brand consideri buono e secondo te dovrebbe crescere di più? Allora, io rispondo con Bioniche. Allora, Bioniche è un marchio da farmacia, parafarmacia, è un marchio al quale io mi sono accostata circa 2 anni fa, e in occasione di una scontistica, molti prodotti, tra cui anche i pennelli, erano al 50%, penso tutta la gamma. Comunque io in quell'occasione ho acquistato diversi prodotti e devo dire che il risultato sulla mia pelle mi ha molto molto colpita. Tra tutti i prodotti provati ce n'è uno in particolare che straconsiglio ed è questa terra mosaico che ha appunto varie tonalità e che ricrea sull'incarnato un colorito proprio bombin, cioè molto naturale, molto molto radioso, anche se poi le pagliuzze che contiene non si vedono assolutamente, non sono visibili ecco sul viso, ma creano proprio questo velo di radiosità. L'ho applicato anche oggi sulle guance come blush, ma in estate lo utilizzo proprio come terra. È una terra un pochino rossiccia, quindi perfetta anche per il sun stripping, per diciamo dare l'impressione di aver trascorso una giornata al sole. E io devo dire che lo adoro, setosissima, impalpabile, sfumabilissima. Bellissimo bellissimo prodotto e quindi secondo me Bioniche meriterebbe di essere conosciuto di più. Tra l'altro mi aveva anche colpito molto un fondotinta che aveva anche delle proprietà anti-age, idratante, bello, rimpolpante, luminoso. Insomma, ci sono dei prodotti che veramente valgono la pena di essere conosciuti
secondo me meriterebbe, ecco, un po' più di notorietà. Finora ne ho sentito parlare soltanto dalle makeup artist, ecco, ma che seguo, ma non ne ho sentito, ecco, molto parlare sul tubo e un po' mi dispiace. Poi, domanda numero 15. Che brand consideri sopravvalutato? Allora, questa è una domanda un po' spinosa. Non posso rispondere in maniera del tutto oggettiva, tra virgolette, cioè ti riporto qui una mia impressione. Il brand in questione innanzitutto è Huda Beauty. So che è molto amato, ma so che anche molto è molto controverso, diciamo, il parere sulle sue palette, sui suoi prodotti, soprattutto sulle palette. Molte palette sono amate, di altre ho sentito dire così e così. Trovo, ecco, che i suoi prodotti comunque siano molto spinti, ecco, dal gran parlare che se ne fa su YouTube. Non so però quanto poi questo hype corrisponda ad una effettiva qualità di tutti i prodotti proposti. Certo, ho sentito anche tanti pareri entusiastici, quindi mi riprometto magari di provare in un prossimo futuro uno dei suoi prodotti, magari una delle sue palette, per capire se veramente ne valga la pena oppure no, anche perché la spesa è abbastanza cospicua, insomma. Quindi ecco, sarei curiosa di capire se è un brand per cui valga la pena spendere o meno. Ok, detto questo, io penso di aver terminato con tutte le domande. Spero che il video ti sia piaciuto e io invito ognuna di voi a riproporlo e magari a lasciare un commento qui sotto per rispondere a qualcuna delle domande che magari ti è piaciuta di più. E quindi se l'hai trovato interessante, lascia un pollice in su, iscriviti al canale ed attiva la campanella se non vuoi perdere nessuno dei miei prossimi contenuti. Io sarei felicissima di ritrovarti qui nel mio prossimo video. Ti mando un abbraccio, un bacione. Ciao!